Gualtieri no, rifiuti no, forno no. Chiunque inquini via dalla nostra terra, sono alcune delle frasi di chi dice no al termovalorizzatore. È qui a Santa Palomba, un'area di 10 ettari di terreno industriale delimitata e pronta per i lavori che sorgerà il termovalorizzatore. Siamo al confine tra il comune di Roma e quello di Pomezia. Il 1° luglio del 2024 partiranno i lavori. Sono poche le abitazioni, naturalmente è una zona industriale con molti capannoni, però ci sono diverse aziende agricole come questa. Tra noi e il sito dell'inceneritore c'è quel capannone bianco che si vede lì, quindi sono meno di 800 metri. Noi abbiamo fatto un ricorso al TAR, facciamo agricoltura naturale, facciamo vini naturali. Se io perdo le basi di questo, ovviamente non ho più mercato. Protestano i sindaci dei territori su cui potrebbe impattare il termovalorizzatore. E anche l'ex prima cittadina pentastellata di Roma, Virginia Raggi, ripete forte il suo no. C'è un accanimento verso questa tecnologia, che è quella dell'inceneritore, che forse nasconde altri interessi economici. Ma il progetto per l'impianto di Santa Palomba procede con un cronoprogramma serrato. Entro l'estate esce il bando di gara e poi assegnazione, entro il 2026 la costruzione. Non abbiamo voluto cambiare il piano regolatore. Gli impianti nascono su terreni industriali dove sono previsti le costruzioni degli impianti. Tra le criticità sollevate per l'impianto di Santa Palomba destinato a bruciare 600.000 tonnellate di rifiuti all'anno, la viabilità, il rischio cioè di congestionare via Ardeatina per il transito dei mezzi destinati all'impianto. Assolutamente esiste un nodo Ardeatina, infatti in realtà per Santa Palomba c'è uno studio oramai già abbastanza avanzato per riuscire ad utilizzare la ferrovia per portare i rifiuti al nostro termovalorizzatore. Quindi i rifiuti potrebbero viaggiare su rotaie? Sì, i rifiuti viaggeranno su rotaie.